Tu adesso accompagni, o comunque l'associazione adesso accompagna le persone in Svizzera dove invece c'è il suicidio assistito, che è diverso perché il paziente stesso che prende non so come si chiama, il farmaco. E secondo te quello è il modo giusto, ideale di approcciare il fine vita, oppure quale sarebbe idealmente il modo giusto per uno Stato di legiferare Ma per secondo un me argomento? il problema non è tanto il modo in cui lo si fa. In Olanda, in Spagna, in Belgio, in Lussemburgo può anche essere il medico che pratica, che somministra la sostanza letale, non è necessariamente il paziente che se l'autosomministra. Ma questo secondo me è abbastanza indifferente. Il problema è, quella persona ha diritto o non ha diritto a essere aiutata a morire? Io penso che se una persona è lucida e consapevole, la patologia è irreversibile, la sofferenza è insopportabile, allora ha diritto. La Corte Costituzionale, nel mandarmi assolto nei due processi a mio carico che ci sono stati per le disobbedienze civili, ha detto che ci vuole anche un altro requisito: la persona deve essere tenuta in vita da un trattamento sanitario. Quindi, se tu già sei tenuto in vita da un trattamento sanitario, puoi essere aiutato a morire con l'autosomministrazione del farmaco. Altrimenti no. Ed è la ragione per la quale stiamo continuando con le disobbedienze civili, non più io da solo, abbiamo 27 persone, diciamo, associate a delinquere che fanno questo, io non sto più andando in Svizzera a fare questo. E sono persone che non sono tenute in vita da trattamenti sanitari, quindi sono lucide e consapevoli, affette da patologie irreversibili, con sofferenze insopportabili, ma per esempio un malato terminale di cancro non è attaccato a una macchina e quindi non si capisce perché debba essere discriminato nella possibilità di accedere all'aiuto alla morte volontaria. E quindi ci sono adesso altre quattro persone che abbiamo aiutato con quattro indagini a Milano, a Firenze, a Bologna a nostro carico e potenzialmente quattro nuovi processi. Io c'ho una domanda che forse è sciocca, però mi chiedevo, cioè, poi l'atto di andare, cioè, dall'Italia alla Svizzera, il viaggio, durante il viaggio, tu hai capitato di accompagnare appunto delle persone, immagino non da sole, cioè anche con altre persone che l'accompagnano. Cioè, durante il viaggio, di che si parla? Cioè, comunque, essendo a fare una cosa, crea, però magari, che ne so, dici, cioè, stempi l'attenzione, oppure, cioè, come funziona? Allora, Fabo era in una condizione di sofferenza estrema, cioè dei continui scarichi di dolore decine e decine al giorno e non poteva parlare se non aspirato dalla saliva. E un viaggio di 4 ore è durato 7-8 ore ed era ampiamente sedato, quindi non c'è stata nessun tipo di Che era interlocuzione. solamente no, c'era un'altra. C'ero E c'era la sua mamma di fianco a me, Ok, quindi è stata più, ho parlato con la certo. mamma, non con lui. Poi quando siamo arrivati lì, all'inizio c'è stata questa cosa terribile, e poi non so, ditemi voi, perché so che questo è anche un Ma poi format per buttiamo. fare ridere, non Sì, vorrei no, guarda. no, 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 ma guarda, Distruggere noi. tutta la. Però la cosa più penosa e straziante di tutte è che, siccome in Svizzera devi autosomministrare il farmaco, lui era completamente paralizzato, quindi non poteva prendere il bicchiere e bere come si fa solitamente. E quindi gli è stato costruito un marchingegno per cui c'era come un bottone su un mouse che lui doveva premere mordendolo con la bocca. Però non aveva abbastanza forza per. Non riusciva a premere questo bottone nelle prove che sono state fatte il giorno prima. E quello è stato l'unico momento nel quale l'ho visto proprio disperato, che piangeva dalla disperazione, dall'idea di non riuscire e di dover essere riportato a casa. Quando poi, cambiando un po' l'inclinazione della sedia, quindi sfruttando il peso della sua testa, è riuscito, a quel punto ha cominciato a scherzare, a cazzeggiare. Fabo era
un ragazzaccio, faceva il DJ a Goa, c'erano i suoi amici, molto simpatico, è diventata una serata tra amici molto divertente, faceva battute, diceva ah, buono sto yogurt, oh, se non riesco a morire ce lo riportiamo a Milano, è troppo buono. E poi pochi minuti prima di andarsene ha detto ai suoi amici: venite qui che vi devo dire una cosa molto importante. Lui era stato era così perché aveva fatto un incidente d'auto dopo una serata che aveva suonato in discoteca qua a Milano, e ha detto: vi prego, mettetevi la cintura, non potete farmi un favore più grande. E questo ma personalmente mi ha confortato, perché se tu in una situazione come questa, invece di essere semplicemente angosciato del film della tua vita che sta finendo, hai l'energia per pensare all'energia mentale, alla salute dei tuoi amici e a chiedergli di mettere la cintura, vuol dire, secondo me voleva dire, che non se ne andava per disperazione, se ne andava con la serenità di una persona che aveva compiuto la sua vita, che non aveva più niente altro e nessun altro motivo per continuare. Grazie. Stefano, se vuoi continuare, perché sennò io avrei... No, c'è una battuta. Ma questa cosa del buon umore... Sì. Me la sono portata dietro, perché in effetti anch'io avrei pensato, pensavo che in quei momenti è no, un po' come un funerale anticipato. Invece per persone che vivono come una tortura, magari da mesi o addirittura da anni, la propria esistenza, quello è un momento di grande serenità. Quando andammo a casa di Pier Giorgio Welby con Marco Pannella e con altri, con Mario Riccio, il medico, e Welby ci disse sono un po' nervoso. Certo, Pier Giorgio, no, è la prima volta che muoio. E allora dici, caspita, no? Se sei disperato... Non ti metti, no, credo, poi voi sapete, no, voi, no, fa battute, però